Le Alpi offrono paesaggi mozzafiato e un clima perfetto per le vacanze dei turisti con problemi di salute. Je n'ai plus que 60% de capacité respiratoire, donc ça impacte énormément mon quotidien. Coniugare turismo e benessere fisico è il concetto sviluppato dai medici dell'Università di Salisburgo in Austria. There are a lot of urban associated illnesses that could be treated in a health tourism format in the Alpine. Every sixth death worldwide is because of fine dust. And the Alpine Ridge is like a green island in a sea of fine dust. Con i suoi 380 metri di altezza, la cascata di Krimmel in Austria è la più alta d'Europa. Le virtù terapeutiche delle sue acque sono note da secoli. Céline e suo marito vengono qui regolarmente per curare asma e bronchite cronica con l'aerosol terapia. Nous faisons beaucoup d'exercices d'inhalation, ça m'ouvre les bronches et depuis je ne suis absolument plus encombrée. These water droplets are 200 times smaller than those in an asthma spray. These small water droplets are inhaled, they are negatively charged, and they induce an immunological mode of action. They reduce the inflammation of the lung. L'Università Medica Paracelso ha sviluppato il progetto eHelps 2 sulla base di studi clinici. Il progetto è finanziato dalla politica di coesione dell'Unione Europea, che copre l'85% del budget di quasi 2 milioni e mezzo di euro. L'obiettivo è quello di coinvolgere tutti i paesi alpini, Francia, Italia, Slovenia, Austria, Germania e Svizzera, per valorizzare le loro risorse naturali e sviluppare un'offerta turistica terapeutica. Everything what's very specific for the Alpine region can be put into value in terms of health. The hiking trails, the better air, the cooler air in times of climate change, and Alpine pastures, the raw milk products, the honey. A Krimmel il turismo terapeutico ha portato una ventata di novità. Questo albergo, ad esempio, è stato adattato per i soggetti allergici. Our economic stakes have changed in the last 15 years where we are in this health tourism sector. We could increase the number of guests of about 35%. The region is remote, but we could increase also the jobs in the region, especially a lot of female high qualified people did stay now in the region. Il progetto eHelps 2 è un'alternativa importante anche per le stazioni sciistiche a bassa quota, messe in ginocchio dalla mancanza di neve.